T for Texas, T for Tennessee. T for Texas, T for Tennessee. T for Thelma, that gal a manner rank out of me. And hold a lady, hold a lady, hold a lady. Howdy, friends and neighbor, ovvero ciao amici e vicini. Benvenuti su Rocker TV a lezione con Chris Mantello, che sarei io. In queste pillole mi piacerebbe farvi apprezzare un po' la musica country, farvela scoprire e soprattutto farvi scoprire come è alla base di tutto il genere moderno, contemporaneo, rock, pop, americano e non solo. I primi accordi che sicuramente avrete riconosciuto che ho suonato sono Sol maggiore, Re maggiore e Do maggiore. Li ho suonati con un piccolo accorgimento, aggiungendo sempre sul Sol e sul Do queste due dita, l'anulare e il mignolo al terzo tasto. Ovviamente sul Re lo tolgo. Questi sono cosiddetti cowboy chords, che sono stati usati tra i primi ad usarli è stato proprio Jimmy Rogers, di cui vi ho suonato prima Blue Yodel No. 1, meglio conosciuta come T for Texas, e addirittura risaliamo al 1927, quando la musica country esisteva già, perché le radici si perdono veramente nei meandri del tempo. E Jimmy Rogers registrò questo brano insieme a molti altri, insieme alla Carter Family e altri artisti, il 7 luglio 1927, dove si dice sia nata la musica country. Dove avete sentito questi accordi? Beh, in un sacco di brani. She got a smile that seems to me, it reminds me of childhood memories, where everything was fresh as the bright blue sky. Per esempio, o nella bellissima versione di Sheryl Crow, sempre She can smile that seems to me. Perdonatemi, ma io adoro Sheryl Crow. Un altro brano che mi viene in mente così su due piedi. Siamo in Inghilterra qua, eh? Today is gonna be the day that I'm gonna throw it back to you. E questi accordi sono così belli che, appunto, come nel caso degli Oasis, il brano sarebbe in La, ma loro per usare questi accordi usano il capotasto. Infatti è tipica tradizione a country, anche il bluegrass, mantenere proprio questi cowboy chords nelle loro forme e piuttosto usare il capotasto. Bene, per oggi è tutto. Vi aspetto sempre qui su Rocker TV a lezione con per la prossima pillola.